ma chiudete la porta. Va, vai, facci tu. Buono. Riscoprire la straordinarietà di una tranquilla domenica in famiglia, davanti alla TV, con il papà e la mamma, le sorelle ed i nipotini che fanno baldoria. Una domenica che potrebbe risultare noiosa per la gente comune. Ma non per Vincenzo Bonmarito, che queste domeniche le ha sognate per 12 lunghi anni, dietro le sbarre di un carcere che lo ospitava come ergastolano. No, assolutamente no. Non lo puoi capire fin quando proprio ti trovi nella situazione di non viverla la domenica a casa con la famiglia. Là non c'era né domenica né feste, là era tutto un giorno, stesso giorno. Sempre il lunedì là era. Guardare i genitori di Vincenzo durante l'intervista, vedere nei loro occhi l'affetto, la commozione, la felicità per aver ritrovato un figlio che gli era stato ingiustamente strappato, mi ha suscitato emozioni. Gli occhi finalmente felici delle sorelle di Vincenzo sono il segno tangibile della fine di un incubo in cui la famiglia era sprofondata. Una famiglia semplice, onesta, di gente dal viso segnato dal lavoro, che non capiva perché Vincenzo fosse stato coinvolto in un delitto che non aveva commesso, che non poteva mai rassegnarsi al fatto che il loro Vincenzo dal carcere non sarebbe mai uscito. Vincenzo Bonmarito non lo avevo mai visto personalmente, ma di lui conoscevo molto grazie alla perizia nelle descrizioni del suo avvocato Cinzia Pecoraro, che da 5 anni ha studiato la personalità del ragazzo, quelle che erano le sue abitudini, le sue amicizie, la sua famiglia, tanto da convincersi che Vincenzo con il rapimento del signor Pietro Licari non c'entrava completamente nulla e soprattutto niente poteva far pensare ad un suo coinvolgimento. La Pecoraro lo aveva intuito subito dopo aver conosciuto Caterina, sorella di Vincenzo, che nella disperazione con il fratello all'ergastolo con l'accusa di omicidio le aveva dato l'incarico. Allora, ho creduto da sempre, perché altrimenti non mi sarei buttata così a capofitto in una situazione che era impossibile. Però ho cominciato a vedere che era qualcosa di tangibile, qualcosa di esistente, quando sono riuscita a convincere la Procura Generale di Palermo a seguire quelle che erano le mie indicazioni per riaprire le indagini e poi quindi arrivare a una richiesta congiunta di revisione. Da subito l'avvocato Pecoraro aveva capito che qualcosa non quadrava, ma dopo aver studiato il caso si è convinta che la condanna per il ragazzo di Borgetto era stato soltanto un grande errore giudiziario. Non era facile far riaprire il processo. Dopo 3 gradi di giudizio ed una condanna all'ergastolo, in Italia è successo pochissime volte. Ma l'avvocato Pecoraro è stata brava, ha trovato prove inequivocabili, anche scientifiche, ed ha convinto tutti, anche chi Vincenzo Bonmarito aveva accusato, tanto che non solo è stata ammessa la revisione, ma per la prima volta in Italia un condannato all'ergastolo affronta il processo di revisione in libertà. Vincenzo Bonmarito infatti vive a Borgetto con la sua famiglia ed ha solo l'obbligo di firma dai carabinieri, dove si reca puntualmente ogni pomeriggio. Dopo invece il primo denigo, hai perso un po' di speranza o no? Mi ricordo il giorno in cui ho avuto la notizia della Cassazione, è stato un giorno terribile e non avevo neanche il coraggio di dirlo a lui, non sapevo come dirglielo perché temevo qualche reazione brutta, quindi ho cercato di usare le parole, perché poi lui mi ha chiamato e quindi ho cercato di usare le parole migliori per dirgli non si preoccupi, comunque noi ricominceremo da capo, e invece ho trovato una forza, una persona così combattiva, mi ha detto: avvocato, noi non ci dobbiamo arrendere perché io sono forte della mia innocenza, quindi dobbiamo continuare. Sì. Io ero distrutta e lui invece mi ha detto: no avvocato, noi dobbiamo combattere, lei deve essere con me. E quindi io da quelle parole ho trovato la forza per ricominciare. Vincenzo, tu avevi capito che questa signora era, insomma, ostinata? Ho capito, sì, insomma,
Beh, io, lei dice io gli davo forza, ma in realtà era lei che me la dava, perché comunque io la chiamavo e lei sempre mi dava qualche notizietta e mi dava la forza di andare avanti, quindi io mi aggrappavo a quella e quindi la incoraggiavo ancora di più, insomma. E così, insomma, non avevo altre alternative, insomma, avevo lei e mi aggrappavo a lei. E la spingevo perché era l'unica persona che poteva aiutarmi, quindi non potevo fare altrimenti. Poi io sono così, quindi non ci ho sempre creduto, non mi sono mai abbattuto e quindi insomma adesso siamo qua. Poco fa hai detto io ho già dimenticato quegli anni. Sì, io ho dimenticato, insomma. Diciamo che cerco di non pensarci e voglio pensare ad altro e quindi per questo chiedo all'avvocato la patente, chiedo di poter ritornare alla mia vita proprio per lasciarmi questa storia insomma, alle spalle e riniziare a riprendermi la mia vita, insomma, ripartire da qua. Gli occhi diversi di tua sorella Caterina, finalmente vivi. A lei devo molto, lei devo direi tutto, a lei devo tutto, perché lei è stata il pilastro della casa dei miei, il mio pilastro, quindi a lei devo veramente tutto. Se conosco l'avvocato Pecoraro lo devo a lei, insomma, perché lei Quanto è l'ha importante trovato. avere nei momenti brutti una famiglia unita e sapere di È averla vicina? fondamentale, è fondamentale, non ci sono altre parole per dirle, è fondamentale. Chissà quante storie potresti raccontare di ragazzi, uomini, Lasciamo passati in perdere. carcere, no? Da soli. Sì, lasciamo perdere. Ce ne sono veramente tante. Io sono, nonostante tutto, uno dei fortunati. Perché veramente ci sono situazioni in cui si perdono figli, mogli, padri, madri. Tra l'altro tu hai avuto la fortuna di dare la vita con il battesimo a tuo nipote mentre ero in carcere. Sì. Io in realtà, non che non volevo, perché non volevo battezzare mio nipote, per l'amor di Dio, anzi, non volevo battezzarlo là dentro, non mi piaceva questa idea di battezzare mio nipote in un istituto, chiamiamolo così. Però mio cognato ci teneva troppo, quindi mia sorella mi disse, guarda che non dirgli di no assolutamente perché lo devi battezzare tu perché lui ci tiene troppo. Allora, a quel punto dico sì, ma io ripeto, non è che non lo volevo battezzare perché È non. stato Beh, un grande senso di speranza, perché dare il battesimo a un fortunato. sì, ero felicissimo perché cioè, quella era una cosa in più che dimostrasse l'amore anche di mio cognato, insomma, nei miei confronti, quindi quella mi dava ancora più forza. Dimostrava questa cosa che mi volevano veramente bene fuori. Quando Caterina è arrivata da me con un ergastolo definitivo, c'è voluto un bel coraggio ad accettare l'incarico. Però io ho guardato questa ragazza giovanissima, che aveva questo fardello così pesante sulle spalle di questo fratello a cui voleva un bene dell'anima, condannato a una pena veramente eccessiva, cioè è arrivata con un fine pena mai. L'ho guardata e ho visto in lei proprio la verità, la speranza, la realtà, perché chi più di lei poteva testimoniare l'innocenza di Vincenzo? Caterina quella sera era a casa, quindi poteva sapere cosa era realmente accaduto e io ero conscia del fatto che con me non avrebbe mai mentito. Quindi abbiamo parlato, ho letto le carte, mi sono accorta che veramente quella sentenza era un'ingiustizia macroscopica. Poi a fortiori quando ho incontrato Vincenzo in carcere e abbiamo parlato a tu per tu, un colloquio sereno, un colloquio sincero. Mi ha detto come erano andate le cose, che lui non ne sapeva nulla, non era là, non aveva preso parte, non aveva ideato nulla e che non aveva nessun tipo di rapporto con Giuseppe Lobiondo se non un rapporto lavorativo. Allora da lì ho iniziato la mia battaglia che poi è sfociata in questa grande vittoria. Vincenzo, c'è qualcosa che hai fatto e che non rifaresti durante il processo o nel tuo comportamento, nel rapporto con quella persona che tu non vuoi definire amico? No, io con quella persona non rifarei, io a quella persona ho dato del lavoro e lo rifarei, aiuterei ben volentieri uno che ha bisogno, quello lo rifarei senz'altro.
Parlando del processo, non rifarei quello che ho fatto, nel senso che non mi sono difeso, insomma. Nel senso che avrei voluto difendermi, ma all'epoca gli avvocati mi dicevano che dovevo stare in silenzio, insomma, dovevo solo ascoltare e basta. Quello non lo rifarei assolutamente. Quando sentivo dire determinate cose che non erano vere, insomma, io chiedevo di poter dire la verità, mi veniva detto che comunque di stare tranquillo, di non preoccuparmi, che non sarebbe successo niente, non è così. Potevo difendermi e far vedere quanto mi bruciavano le spalle, insomma, invece non l'ho fatto. Quello me ne pento, insomma. In un'altra occasione hai avuto modo di dirmi che comunque tu sei uno di quelli che è rimasto molto addolorato per la morte Beh, del signor sì, Licari. ma ci mancherebbe, come no? Io lo conoscevo quel signore, io lo conoscevo. Lui mi cercava, io lo cercavo, insomma, ci aiutavamo, quindi come non dispiacermi della perdita del signor Ligan, insomma. Il processo di revisione, che inizierà a Caltanissetta il prossimo 11 aprile, non può che andare bene e finalmente Vincenzo Bommarito avrà l'ufficialità che la sua nuova vita è iniziata. Sì, il giorno 11 aprile inizia il dibattimento, quindi saranno vagliate dalla Corte d'Appello di Caltanissetta le nuove prove che sia io che la Procura della Repubblica di Palermo, la Procura Generale, abbiamo trovato e in cui crediamo fermamente, tant'è che appunto anche la Corte d'Appello si è resa conto della fondatezza della richiesta e ha aperto le porte a questo nuovo processo. Allora, noi siamo sicuri che durerà poco o finirà bene, ma tecnicamente che cos'è un processo di questo tipo? Quando sia l'accusa che la difesa sono concordi sulle nuove prove? No, questo diciamo è un elemento in più. Però comunque deve essere una corte d'appello, quindi tre giudici che dovranno giudicare se effettivamente queste prove sono nuove e sono valide per andare a smontare quel costrutto accusatorio che ha portato all'emissione di una sentenza di condanna all'ergastolo. Quindi è una valutazione che andrà fatta da parte di altri nuovi giudici. Io Tu sei sicura? Sull'innocenza sono certa dell'innocenza di Vincenzo, ci ho sempre creduto. sì, ma sull'evoluzione del processo? Anche positiva. E tu sei tranquillo? Beh, tranquillo no, perché insomma ne ho prese tante di sberle, chiamiamole così, che figuriamoci che sono tranquillo, però comunque sono molto, molto fiducioso. Certo, resta da chiedersi chi ha partecipato al rapimento di Pietro Licari, perché Giuseppe Lo Biondo ha chiamato in causa Bommarito e poi si è pentito scagionandolo con due lettere dal carcere. Cosa c'è stato veramente dietro il rapimento del possidente Partenicese? Un caso risolto con troppa semplicità 12 anni fa, ma che adesso si infittisce di un grigio mistero. Restano tanti dubbi e molti interrogativi su quel caso. Ma questo non interessa l'avvocato Cinzia Pecoraro, che con grande professionalità e molta passione ha permesso che la giustizia trionfasse. Non interessa la famiglia Bommarito e la Vincenzo, per cui finalmente, dopo più di 12 anni, il sole è ritornato a splendere. Io già mi sono dimenticato di essere stato qua. Ora io penso solo che sono a casa e non posso uscire.